Abbiamo fatto piovere in un tutorial precedente, vediamo di far nevicare invece in questo qua. Aperta la nostra immagine, naturalmente che sia il più adatta possibile a una nevicata. Se il cielo è azzurro, probabilmente non sarebbe indicatissimo per rendere l'idea di una giornata di neve. Cominciamo con l'aprirci la finestra dei livelli. Ci creiamo un livello nuovo, vuoto, e lo andiamo a riempire con un colore grigio intermedio. Ok, con secchiello. Non spaventiamoci se si copre tutto, questo perché nei passaggi successivi capiremo cosa sta per succedere. Apriamo anche la finestra delle azioni, dove andremo a cercare l'effetto di bufera di neve. Come nel tutorial precedente, se questa azione non è già visibile, è da ricercare con questa freccettina qui nelle varie disponibili qua nella parte più bassa. Quindi bufera di neve da solo ricreerà l'effetto che ci interessa. Eccolo qui. Dobbiamo adesso eliminare il livello grigio, ci era servito soltanto per creare il filtro necessario. Ecco, con il metodo scolora andiamo ad aumentare le dimensioni di questa neve perché sia maggiormente visibile, vogliamo proprio un bell'effetto evidente. Quindi con modifica, trasforma, scala, ricordandoci sempre di aver attivato il livello in cui stiamo lavorando, che è quello della neve. Riduco un po' l'immagine per poter ingrandire parecchio il livello superiore, anche voglio che si veda, che sia molto evidente la neve nell'immagine, e confermo con doppio clic. Ecco, l'effetto è proprio quello di una nevicata corposa. Se con lo strumento sposta proviamo a muovere questo livello che abbiamo creato, nascondo un attimo lo sfondo, ci rendiamo conto di di quanta neve stia scendendo. Se lo sposto leggermente vediamo che abbiamo un movimento dei nostri punti di neve ed è quello che faremo nella creazione dell'animazione. Quindi riattivo il livello sottostante, apro la finestra dell'animazione. Ecco, abbiamo il nostro primo fotogramma. Non facciamo altro che duplicare il primo livello della neve, nascondere quello sottostante e spostarlo leggermente. Con lo strumento sposta andremo leggermente in giù, poco perché dobbiamo di fotogramma in fotogramma simulare il movimento. Ne creiamo un secondo, quindi trasciniamo qua nella seconda iconcina, nascondiamo il livello precedente e spostiamo ulteriormente in basso, un altro po'. E poi ne creiamo un quarto, quindi faremo un'animazione con quattro fotogrammi, dove in ogni fotogramma c'è uno spostamento leggero della neve verso il basso. Quindi nascondiamo il precedente e spostiamo un altro po'. Ecco. Ora disattiviamo l'ultimo fotogramma creato, l'ultimo livello creato e attiviamo il primo. E nella finestra delle animazioni cominciamo a duplicare i fotogrammi, trasciniamo sulla seconda iconcina, sul secondo fotogramma nascondiamo il primo livello e attiviamo il secondo, trasciniamo ancora per duplicare, nascondiamo il livello sotto e attiviamo quello sopra, duplichiamo un'altra volta il fotogramma, nascondiamo e attiviamo
il quarto livello. Se adesso lì clicchiamo alternativamente, vediamo già un accenno della nostra animazione. Lì selezioniamo tutti e quattro e assegniamo un clic qua sul primo dove abbiamo la scelta dei secondi, il tempo più breve possibile. Proviamo con il tempo velocissimo e ricordiamoci sempre di guardare che sia spuntato sempre per avere la continuità dell'animazione. Facciamo una prova. E se possiamo, se naturalmente il risultato ci soddisfa, fermiamo e salviamo come GIF animata. Quindi con File, Salva per web, la finestra ormai la conosciamo, che sia spuntato GIF. Come estensione lasciamo stare tutti gli altri valori, interveniamo soltanto sulla percentuale se non vogliamo avere un'immagine troppo grande, troppo pesante da caricare su web, quindi ridurremo con la percentuale le dimensioni di larghezza e altezza. Ed ecco il nostro scorcio innevatissimo.